Attenzione perché arrivano importanti novità direttamente dall'allenamento della Juventus, perché ci sono due o tre notizie molto interessanti e molto intriganti da riportare, soprattutto ci sono due giocatori che sono usciti anzitempo all'allenamento, quindi possibile infortunio, ma soprattutto una possibilità importante. Allegri sta provando un altro modulo, sta provando un cambio di modulo che potrebbe essere utilizzato a breve nella Juventus, che sembrava essere destinata a questo 3-5-2 fisso e classico, ed invece potrebbero cambiare le cose. Andiamo a scoprire tutto il dettaglio qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera del tutto gratuita, quindi non ci sono costi aggiuntivi, non ci sono abbonamenti, non c'è nulla, dovete semplicemente cliccare sul tasto iscriviti e lasciare un like a questo contenuto, perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi contenuti. Quindi se vi va, supportateci e lasciate un like a questo contenuto. E allora andiamo alla notizia, perché diciamo che c'era un allenamento a porta aperta, visibile a tutti, e quindi è stato possibile per giornalisti e non andare a visionare quelle che sono le novità in casa Juventus. E attenzione, perché le novità ce ne sono e di parecchio interessanti. Intanto parliamo delle note negative, poi arriviamo a quelle positive, quindi quella relativa al cambio modulo, perché si parla di momento che si sta provando il 4-3, ma ci arriviamo. Partiamo prima dalle note negative, perché due giocatori sono usciti dal campo zoppicando. Il primo è Alexandro, che è uscito dal campo zoppicando, sembra non essere nulla di grave, ma staremo a vedere. Però so che già in molti scriveranno qui sotto: questa è una buona notizia, nel senso che comunque te lo gioca Alexandro, vuol dire gioca Gatti, e quindi non è male, secondo me, per la Juventus. Un Alexandro che ormai è chiaro come l'aria che deve lasciare la Juventus, e tutti stanno aspettando la fine di questa stagione per potersene liberare. Il secondo invece è quello che preoccupa un po' di più, obiettivamente, perché anche Rabiot ha lasciato il campo prima o meglio durante l'allenamento, perché c'è stato un momento in cui ha cominciato vistosamente a zoppicare e poi a un certo punto si è anche accasciato a terra, perché aveva questo dolore. Non abbiamo capito bene se al ginocchio o la caviglia, sa di fatto che è uscito a terra. Speriamo nulla di grave, anche perché diciamoci la verità, Rabiot, al di là del primo gol, quello con l'Udinese, non ha fatto delle grandissime partite, anche contro la Lazio, dove l'anno scorso invece aveva fatto delle ottime gare. Però Rabiot in questo momento senza Paul Pogba è imprescindibile, cioè stiamo parlando di un giocatore troppo importante per essere lasciato in panchina, o comunque per essere un giocatore, vabbè, se c'è o non c'è cambia poco. È un giocatore che per leadership e per caratteristiche di questa Juventus che strappa e che corre tanto, beh, è un giocatore importante. Per cui Rabiot, attenzione Rabiot. Poi però andiamo alla notizia più importante. Perché c'è stata una partitella in cui la Juventus si è messa col 4-3-3. Una Juventus col 4-3-3, che è un modulo che non vediamo da un po' di tempo, perché la Juventus nell'ultimo periodo si è affidata a che cosa? A questo 3-5-1-1, in cui c'è questo sottopunta, che sarebbe Chiesa, che l'anno scorso era Di Maria, che ha il compito di svariare la zona da tre quarti per supportare l'attaccante. A volte la Juventus l'anno scorso ha giocato anche col 3-5-2, e quindi che cosa? Con due vere e prime punte, Ken Milik o Milik e Vlahovic, insomma, una Juventus che le ha provate l'anno scorso delle variabili. Quest'anno però forse ci sono gli uomini per poterlo provare questo 4-3, e quindi ci sono stati degli esperimenti. Andiamo a vederle uno per uno, perché io credo che siano abbastanza particolari. Perché? Perché intanto è stato provato Kostic come terzino, e già questa cosa è inquietante, perché secondo me nei momenti in cui lo metti a sinistra, beh, a sinistra diciamo che in teoria dovresti averli. O meglio, a sinistra potresti semplicemente mettere proprio Cambiaso come terzino fisso a sinistra, con Danilo fisso a destra, con Cambiaso che ha più possibilità di spingere, di avanzare in ottica offensiva, e con Danilo che sta più bloccato e nel momento in cui c'è da difendere si stringe quasi come se fosse ancora un braccetto di testa. Quindi già la prima idea, Kostic terzino, secondo me anche no. Però atteniamoci a quelle che sono le indicazioni fino ad ora che arrivano dagli allenamenti della Juventus. L'altro esperimento, che anche questo su cui mi vorrei soffermare perché veramente sa di follia, è quello di Ealing. Perché in questo momento cosa pensi tu? 3-5-2 va in qualche modo a snaturare Ealing, che avrebbe bisogno di giocare un po' più avanti. Ecco, nei momenti in cui c'è Ealing e tu pensi di poter andare sul 4-3, l'idea più intelligente quale sarebbe? Mettere Ealing più avanti, che parte da sinistra, e Chiesa di dirottarlo a destra.
Secondo me Chiesa anche a destra può giocare bene, ma almeno sfrutti le qualità a sinistra di Ealing, che secondo me sono eccezionali. Ed invece, dove lo ha provato Allegri Ealing? Come mezzala. Quindi sfruttando ancora una volta a sinistra Chiesa. Quindi nel 4-3 c'hai Kostic terzino, Samuel Ealing Jr. come mezzala, e alto a sinistra nel 4-3 c'è Federico Chiesa. È un po' stona, secondo me. Stona perché Kostic non è terzino e stona perché Ealing non è una mezzala. Ealing devi dare campo aperto e lui deve correre. Piuttosto fai il 4-4-2, ma non il 4-3 con Ealing mezzala. Piuttosto fai il 4-4-2 e tu lo metti largo a sinistra. Ma secondo me Ealing è perfetto per il 4-3, largo a sinistra in attacco. Ed invece la terza soluzione, questa forse è una delle più intelligenti, una delle più sensate, visto che invece quello è un ruolo che va a rispecchiare le sue caratteristiche, è Weah usato come esterno alto a destra nel 4-3, con punta che in cui punta è stato provato Ken, è stato provato sia come punta centrale che come esterno a sinistra, perché Ken secondo me può fare anche l'esterno a sinistra pur non avendo molte qualità tecniche, ha una qualità che è la corsa che evidentemente non gli manca, però sono delle idee alternative. Ecco, immaginiamo una Juventus che viene appunto formata così: Koscielny in porta, Kostic largo a sinistra e Danilo largo a destra come terzini, centrali difensivi a questo punto mi viene da pensare Bremer e Gatti, credo che sia l'unica, o Bremer e Rugani, non credo che si possa pensare ad Alexandro come centrale difensivo, perché se hai messo Kostic a sinistra vuol dire che Alexandro non si mette come centrale difensivo, ma viene messo in panchina, centrocampo a tre, e quindi a questo punto è possibile pensare a uno tra Fagioli e Miretti come mezzala, con Ealing a mezzala sinistra e al centro Locatelli e Rabiot, che appunto al momento in cui rientra in questo momento si è fatto male, quindi poi non ha fatto più parte di questa partitella, ma immagino che sia questo il centrocampo, con Ealing secondo me è stato messo lì per sopperire all'assenza momentanea di Rabiot. Penso anche che forse mette Ealing là perché rispetto agli altri, quindi Nicolò Siviglia, Miretti, Fagioli, è l'unico che ha fisicità. Però la fisicità in questo momento Ealing ce l'ha, ma nello strappo e nella corsa verso la porta avversaria, non per recuperare i palloni. Quindi quella di Ealing come mezzala francamente è un'idea che mi intriga poco. E poi in attacco, appunto, l'attacco è composto da Chiesa, esterno largo a sinistra, Weah esterno largo a destra e punta centrale Vlahovic o Ken. È un Juventus che non mi convince molto, perché io metterei appunto, come vi ho detto, Ealing a sinistra e Chiesa a destra. È una Juventus che non mi convince molto perché quando poi tornerà dal... Io vi dico francamente che andrei a posizionare come mezzala piuztosto che Ealing, metterei Kenan Yıldız. Cioè, secondo me l'ideale sarebbe quello. Se proprio cerchi una mezzala, meglio Kenan Yıldız, con Samuel Ealing Jr. largo a sinistra, con Chiesa largo a destra e con Vlahovic al centro. Questa secondo me potrebbe essere una Juventus intelligente, ma attenzione, non con Kostic. Io Kostic, se lo devo adattare, preferisco adattarlo come esterno offensivo e non come terzino, perché Kostic l'anno scorso ogni tanto il terzino l'ha fatto in qualche partita, ma i risultati sono stati disastrosi, quindi io francamente lo eviterei molto molto volentieri. E quindi l'unica forse che ha senso è Weah, ma Weah lo userei quasi in quell'idea che vi ho detto poco fa, quindi Ealing a sinistra e Chiesa a destra, lo userei come cambio, cioè un po' come ai tempi si faceva con Samuel con Douglas Costa, cioè il giocatore che ti entra alla panchina e ti spezza le partite perché con la sua rapidità può farti male. E quindi quando poi entra Weah non entra al posto di Chiesa a destra, entra al posto di Ealing, però con Chiesa che si va a spostare a sinistra e Weah che si sposta a destra, e quindi dai anche i pochi riferimenti ai tuoi avversari. Questa è la mia idea, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti, come mettereste una Juventus ipotetica col 4-3 con le stesse idee di Allegri e chiaramente Magnanelli, oppure no, parliamone qui sotto nei commenti.